Xenos, che vuol dire scuro, Xenos, xenofobia, scuro, e Mavro, che vuol dire acido, quindi scuro e acido, e direi che questo è il 60% xinomavro, ed è un'uva originaria della, proprio della Macedonia, della zona continentale della Grecia, ma poi si è diffuso un po' dappertutto. A livello di aromaticità ha una nota molto piccante, una nota rossa piuttosto intensa, in parte simile al nostro sangiovese, e mantiene spesso appunto una bella acidità. Qualcuno dice al sangiovese greco, ora non c'ha, in qualche zona ci assomiglia. Il tannino non è così acceso, ma a noi può sembrare deludente. In realtà ha per molti anni sul mercato globale, il vino italiano è famoso per essere amaro e appunto troppo acido. Quindi tannico, acido, amaro. Questo è come pensano il vino italiano dall'esterno. Quindi è chiaro che quello che per noi sembra poco tannico in realtà è un pregio sul mercato internazionale. Poi abbiamo la Mavrudi. Mavrudi invece è una bacca che dà vini abbastanza pesanti, molto famosa perché appunto dà alcol, sostanza, struttura, anche tannino, quindi era molto diffusa perché quando dovevi tagliare l'uva non avevi magari solo tutto Mavrudi, lo tagliavi con un po' di bianco, con altre varietà, e era una varietà fantastica da taglio, un po' tipo il Montepulciano, ma con un tannino nostro, Montepulciano Abruzzo, ma un pochino più, col tannino un pochino più rascoso. Questo era un po' il Mavrudi, che in purezza è quasi un sagrattino da bere, cioè molto tosto. Qui c'è il 30%, quindi non c'è particolarmente. Invece l'Ignona è appunto la varietà probabilmente del futuro greco, perché riesce a unire un bel colore, una bella intensità e però una leggerezza di beva, e è adatta anche a vivere a lungo invecchiamento. Quindi questo è il primo a mettere il bicchiere, appunto è l'Apla Red rosso, e vedete il colore è quasi la sangiovese, chiaramente la maggior parte è xinomavro, che è abbastanza scarico, e a livello aromatico lo ricorda in qualche parte sangiovese, sento la guidizia, la rena, anche un'olio di tabacco. Poi in questo caso c'è anche la componente Mavrudi, quindi forse poi di bosco. L'Ignona qui diciamo si nasconde un pochino, però sostanzialmente è un vino che ci dà una sensazione esotica, cioè non assomiglia a nessuno rosso nostrale, c'ha qualche spezzatura, qualche nota un po' di peperoncino, qualche nota un pochino esotica, che ce lo pone in una regione che non conosciamo così bene. Lo andiamo a bere e questo è un vino che, sentite, a livello tannico è molto leggero. Ricorda tantissimo il rosa. Questo vino adesso non l'abbiamo servito molto fresco, ma in realtà d'estate questo, come vedremo con l'agnello tenuto un po' in frigo, è un vino perfetto. Per quando non c'è tannino, il frigo ce lo potete dimenticare, il frigo lo potete servire anche freddo, magari perde profumi, attenzione che qui i profumi non sono sparatissimi, però in bocca è dolce, delicato e non ha pesantezza, quindi un vino secondo me abbastanza polivalente, un bel mix, e anche qui il concetto di loro, no? La semplicità non è una cosa semplice, però ecco, questo vino è apparentemente semplice, ma c'ha un po' di complessità in più. Oppure anche dall'altro lato, al naso sembra molto più complesso, in realtà in bocca è semplice e va giù bene. Quindi direi che è un ottimo equilibrio, un po' come era il primo bianco e un po' come era il rosa. Obiettivamente ora abbiamo assaggiato la versione rossa, il rosa è una versione un pochino più delicata di questo, però si capisce che sono le stesse uve.